E allora, posso? Possiamo? Possiamo. Buongiorno. 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 Allora, questa è la prima dei video che sono stati realizzati su progetto, su proposta dei commercianti, un progetto a suo modo rivoluzionario, è la prima volta credo che si attui da un punto di vista di mobilità la chiusura totale al traffico del Corso Matteotti di questa parte di lungomare. Le pedane dove stiamo passeggiando noi sono totalmente carrabili, nel senso che ovviamente rispondono a tutti quelli che sono i requisiti dalle normative in materia, e speriamo non debba succedere mai, ma anche se ci sarà la necessità di fare passare dei mezzi di soccorso, ambulanze o altro, queste pedane nella parte centrale sono state rinforzate appunto per sopportare il peso dei mezzi che dovranno passare. Ripeto, è un progetto che è stato presentato dai commercianti, che l'amministrazione ha sposato perché è in linea con quello che è anche gli obiettivi del nostro mandato, le linee guida che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, che sono frutto anche del programma elettorale per il quale i cittadini ci hanno votato e per il quale ci hanno dato fiducia. Quindi non c'è nessuna sorpresa nel presentare questo progetto, che è comunque una novità, rispetto alla quale se le intenzioni, le aspettative saranno confermate, sarà ovviamente ampliato e attuato anche in altre parti della nostra città. Si chiama sperimentale proprio per questo, perché parte da oggi e in questi mesi, in questa parte di luglio che rimane, agosto e la metà di settembre, vedremo se effettivamente la cittadinanza apprezzerà l'isola pedonale. L'isola pedonale sarà frequentata dai cittadini, da turisti, da insomma coloro che vorranno godere di questo meraviglioso scenario unico al mondo, oppure il progetto non andrà bene. Noi ovviamente speriamo di sì e stiamo facendo in modo che ci siano tutte le condizioni affinché questo avvenga nel migliore dei modi. Le problematiche relative al parcheggio sono state affrontate e risolte, anche se stiamo, attenzione alle transenne, anche se stiamo ancora lavorando, dicevo, per ampliare le possibilità di parcheggio nella città, stiamo cercando di capire se tecnicamente, ad esempio, nella zona di piazza del Popolo, dal tardo pomeriggio, si possano realizzare dei parcheggi gratuiti, e poi sono state già previste delle altre soluzioni di mobilità alternativa. Guardate che bello questa è una delle novità, e vorrei che ci fermassi un attimo perché effettivamente è davvero molto bella, molto di gusto il progetto che è stato fatto. Ci siamo al caffè Matteotti, dicevo, per favorire la mobilità alternativa l'assessore Lama, interverranno anche l'assessore Calabro e l'assessore Brunetti, che hanno seguito come settori queste attività, interverrà anche il consigliere Versace, presidente della commissione attività produttive. Dicevo, stiamo facendo in modo che anche le altre attività sulla mobilità alternativa siano rispondenti alle esigenze dei cittadini. Due autobus di linea il 27 e il 28 gratuiti, ma anche alcune navette che fino a tarda notte, fino all'1:30, daranno la possibilità a chiunque di potersi muovere in centro storico in maniera totalmente gratuita. Il nome che abbiamo dato alla navetta è Leve Porta, perché come sapete, proseguiamo un pochino, ci piace anche utilizzare il nostro dialetto per dare i nomi alle cose che facciamo. Che altro dire? La mobilità, la circolazione mi pare che proceda abbastanza
tranquillamente, non credo che ci siano, finora non ci sono stati intoppi o problematiche particolari, ovviamente ci sono delle zone dove non ci sono gazebo, ma in queste zone dove non ci sono i deors, l'amministrazione sta valutando altre proposte che sono arrivate alla nostra attenzione, che implementano, non posso dire di più, magari lo diranno gli assessori nel corso della conferenza stampa, implementano le attività che si potranno svolgere in questa parte di città. Che altro dire? Mi pare che abbiamo detto tutto, non so se ci sono delle curiosità. Sì, sì, ecco, grazie alla domanda. E questo è uno spazio che l'isola pedonale vuole diventare anche uno spazio per tutte le attività culturali, uno spazio in cui possano essere realizzate anche altre iniziative previste all'interno del palinsesto dell'estate regina, o nuove proposte di iniziative come mostre fotografiche, ma perché no, concerti, insomma tutto ciò che ovviamente compatibilmente con gli spazi, con le disposizioni di legge, con le normative anche in maniera di Covid, possa essere fatto in queste aree, non in quelle occupate dai deor. Però naturalmente anche in queste aree, anche nella parte dei deor, perché no, tutte quelle che possono essere attività musicali, culturali, pubbliche, ma presentazioni di libri, mostre fotografiche, quadri, tutto ciò che va nella direzione di, come dire, integrare dentro il tessuto urbano, dentro il paesaggio, dentro l'ambiente del centro storico regino, le attività di promozione della città. Ecco, questa è l'idea di fondo. Sindaco, all'inizio c'è stata qualche considerazione, ecco, lei aveva giustamente in questo testo ha detto di aspettare. Ecco, si sente di aver dato dei giusti suggerimenti, ma allo stesso tempo c'è stata una vacazio di comunicazione in quei due giorni di blocco, ecco, delle migliorie poi applicate e così. Sì, qualcosa nell'inizio, qualcosa all'inizio delle attività sicuramente poteva essere fatta meglio in termini di comunicazione, anche in termini di coordinamento dei vari lavori, quello della chiusura della strada, quello del montaggio dei deor, quello della segnaletica stradale. Però era una novità e quindi alcuni di queste situazioni vanno messe in corso, quindi potevamo partire senza dubbio con un piede diverso. Poi credo che dopo i primissimi giorni oggettivamente di difficoltà e di problemi per la città, ma c'è mia moglie dentro. Non mandate a chiamare. Fermiamo un attimo, salutiamo la prossima volta. Dicevo, dopo i primi problemi che ci sono stati, mi pare che si siano risolti, anche la circolazione, scorre sicuramente in maniera tranquilla. Come tutte le novità, noi siamo un popolo abitudinario sotto tutti i punti di vista, le novità in qualche modo spaventano e siamo poco recettivi rispetto alle stesse, però concediamoci qualche giorno, aspettiamo che inizi concretamente già da stasera l'isola pedonale e poi ne riparleremo. Sindaco, avete mai pensato, immaginato dei parcheggi a livelli da piazzare magari in due zone un po' più periferiche per decongestionare? Sì, sì, no, il piano dei parcheggi ovviamente ha una vita a prescindere rispetto a queste attività. È dentro il piano dei parcheggi che noi abbiamo organizzato la mobilità in questa area della città, aumentando l'offerta, perché nella prima parte del corso Matteotti sono stati installati i parcheggi che prima erano sulla parte bassa, abbiamo aumentato il numero dei parcheggi nella zona di Piastremonte e Parco Canonico. Come dicevo prima, la piazza del Popolo è arrivata una proposta per
utilizzarla dalle 18-19 in poi come, come parcheggio. La volontà politica c'è, l'indirizzo politico è quello di andare avanti su questa idea, vediamo se tecnicamente è fattibile. Sindaco, cosa risponde alle critiche che ci sono state in questo periodo? Ma no, va bene, noi le accettiamo, se sono nel merito delle cose le accettiamo, se poi sono sul personale dispiace, ma vabbè, ci sta tutto. Vabbè, ci comprendo, siamo. Comprendo tutto, la dolce medaglia è arrivata. Comprendo tutto, capisco anche che magari ognuno viva, abbia i suoi problemi, abbia problemi personali, abbia problemi di salute, abbia problemi lavorativi e quindi abbia in qualche modo altre guerre, altre battaglie che sta combattendo che sicuramente non sono di sola pedonale. Quindi io mi metto sempre nei panni degli altri e cerco di capire tutto. Quindi si superano e si va avanti. Sindaco, c'è un'isola pedonale molto importante a Reggio che si chiama Corso Garibaldi. Sì. Ci sono dei progetti per migliorare. Stiamo mandando a gara la predisposizione dei varchi, perché essendo ZTL e potendo avere accesso soltanto i mezzi per il carico scarico merci e i residenti, ovviamente questo può avvenire soltanto se i varchi sono controllati con diciamo, dei sistemi automatizzati che consentono di evitare l'ingresso alle persone non autorizzate. Finalmente si è sbloccata la gara anche su questo e stiamo procedendo, così come procederemo anche alla posa in opera degli arredi dopo un travaglio durato anni, dopo diciamo, diverse situazioni che sono state definite soltanto nel corso del tempo con la sovrintendenza, perché anche sugli arredi del Corso Garibaldi ci sono dei vincoli. Come tempistiche orientativamente? Beh, non do una tempistica lunga per evitare che poi magari si possa cadere in contraddizione, secondo me almeno un altro anno ancora ci vuole. Procediamo. Scusate un attimo. Carmelo. Bello. Servizi di disinfestazione sul territorio, come da calendario che trovate sia sul sito del Comune di Reggio, sia sul sito di AVR o di Differenziamola. Per quanto riguarda le derattizzazioni, ovviamente il problema persiste fin quando ci saranno i rifiuti per strada. Ovviamente trovano vita facile i topi quando c'è l'immondizia in giro. La procedura che stiamo seguendo è, una volta tolto il cumulo, contestualmente si fa la derattizzazione. Ovviamente non avviene nell'immediato la scomparsa dei topi, perché è una procedura che bisogna ripetere più giorni durante la settimana. Stiamo procedendo in questo senso e siamo fiduciosi che riusciremo a trascorrere una
l'estate un po' più tranquilla riguardo la raccolta di fiori. Orientativamente quanto tempo ci vorrà? Ma non possiamo dare più date, le abbiamo date più volte, purtroppo a causa di decisioni non nostre o di difficoltà non derivanti dall'amministrazione comunale non siamo stati in grado di rispettare le date, quindi vi dico, il comune ce la sta mettendo tutte stasera. Devi cambiare il quartiere. Quasi tutte. Sì. No, io non me la so fare. Non me la so fare. Va bene. Sotto ci sono nelle piante, ci sono dei paretti che illuminano tutto. La più bella e la più brava, sindaco. Almeno qui qui ci sia. Questa zona qua, centrale. Eh? In questa zona qui, in questo tavolino, in questi tavolini qua rimaniamo. Sì? Assessori, consiglieri, accomodati. Allora, sì. Sì. Sì, sì. Venite, Mariangela, Irene. Perché diventa più? Dove volete? Sì, no, posso fare. Ti pare? Si mangia? Ci sono le cose importanti da dire. Si mangia? Eh? Un attimo, si dinava un attimo. Per favore, ricomponetevi. Qui facciamo le interviste. Dobbiamo distribuire anche questi. Sì, scusatemi. Dai, Domi, dai, Domi. Mi sembra una spallata. Okay. Ok, grazie, accomodatevi. Forse prendiamo anche il caffè. Siamo arrivati da sotto zero. Siamo arrivati da sotto zero. Siamo qui. Spartiti. Allora, ma proprio così rigida. Distribuitevi. In realtà non era così. Spartitevi. Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Chiederei agli assessori consiglieri di prendere posto. In realtà non è una conferenza stampa ordinaria come siamo abituati a vederle. Oggi è un'occasione che abbiamo voluto utilizzare insieme
per vedere sul posto, direttamente sul posto, i benefici della nuova isola pedonale di Corso Matteotti, in generale della viabilità sul lungomare Falcomatà. Ci sono una serie importante di iniziative congiunte che coinvolgono, come vedete, tutti i settori dell'amministrazione, tante personalità, amministratori coinvolti. Abbiamo qui il presidente, io ve li dico anche per comprendere il ruolo con il quale, diciamo, si sono relazionati. Il presidente della commissione attività produttive, Carmelo Versace, l'assessore alle attività produttive, Irene Calabrò, l'assessore alla mobilità e all'urbanistica, Mariangela Cama, l'assessore alla polizia municipale nonché ambiente, Paolo Brunetti, e con noi anche Enzo Pennestri, che ringraziamo, che ci ospita anche in questo momento, in rappresentanza di tutti i commercianti, insomma gli imprenditori di quest'area. Quindi ascolteremo direttamente da loro, naturalmente poi concluderà velocemente anche il sindaco. Abbiamo già ascoltato delle parole mentre arrivavamo, darei subito la parola a Mariangela Cama, poi ho questi da distribuirvi, entro qualche minuto lo faremo, sono dei come dire, dei flyer riassuntivi del servizio Leva e Porta, che è stato detto, è stato presentato nei giorni scorsi, e serve praticamente alla mobilità gratuita dai due poli nord e sud della città verso il centro. Prego Mariangela. Sì, questo progetto, questa sperimentazione non è altro che l'avvio di una programmazione che l'amministrazione ha già messo in atto con il piano della mobilità, già dal 2017 il piano urbano della mobilità sostenibile, e prevedendo quindi anche in linea con la programmazione europea diciamo l'incentivazione della mobilità sostenibile urbana, disincentivando quindi all'interno del centro storico l'uso dell'automobile e perseguendo e implementando proprio quelli che sono invece gli strumenti di mobilità dolce e lenta. Quindi abbiamo messo in campo questa sperimentazione, questo progetto che, come si diceva, è molto complesso poiché appunto integra diverse discipline, infatti è grazie alla sinergia, insomma, all'azione che abbiamo svolto tutti insieme come settori coinvolti, tutta l'amministrazione tutta, che abbiamo lanciato questa sperimentazione, dicevamo complessa, che inizialmente ha dato qualche, diciamo, criticità, ha presentato qualche criticità, ma proprio perché diciamo, i tempi per realizzare il progetto comunque necessitavano di un diciamo, lavoro parziale anche di chiusura della via Marina Bassa. Proprio in vista del progetto che invece ha previsto un doppio senso di circolazione, ovviamente tale progetto è stato svolto sempre nel rispetto delle norme legate sia al codice della strada ma in generale di tutte le norme che prevedono, insomma, la sicurezza stradale. Questo ha in qualche modo ci ha portato, insomma, a rivedere anche quello che era il piano dei parcheggi lungo il lungomare Falcomatà. C'è stato uno studio anche riguardo il programma di servizio di ATAM, perché appunto il centro storico, per quanto riguarda il piano dei parcheggi, è dato in gestione alla nostra società partecipata e rientra in un perimetro di particolare rilevanza urbanistica, quindi anche, diciamo, dai tavoli che sono stati fatti non solo con la società ma anche con le organizzazioni sindacali si è concertato e si è condiviso il migliore utilizzo diciamo, del recupero dei parcheggi, gli stalli blu, ma anche abbiamo molto promosso e incentivato la presenza di aree a parcheggio gratuite. In particolare mi riferisco all'area del Tempietto
dove in corrispondenza, anche per rendere fluido il passaggio dei bus, delle navette, abbiamo modificato anche il senso diciamo viario, quindi che diventa un senso unico e che accompagna diciamo i mezzi anche all'area al parcheggio del tempietto, per poi un po' regolamentare quello che è il flusso urbano che abbiamo in qualche modo concentrato e potenziato rispetto ai due terminal che partono dal terminal del Ponte della Libertà, che la scelta di quel terminal non è casuale, perché anche in corrispondenza dell'uscita diciamo di Via Lia, che quindi dà la possibilità di non entrare quindi con il mezzo direttamente nel centro, ma quindi diciamo è un accesso fruibile che dà la possibilità a tutti di parcheggiare in corrispondenza del terminal anche il mezzo in aree gratuite, e da lì quindi abbiamo potenziato con dei servizi di navetta gratuiti che seguono durante il corso della giornata quelle che sono le diciamo linee del traffico pubblico, del trasporto pubblico locale, appunto le linee 27-28, che sono quelle più diciamo maggiormente utilizzate dal cittadino, proprio perché collegano non solo i poli universitari fino all'aeroporto, ovviamente passando anche da tutta l'area insomma lungomare i punti, i poli più importanti, ma abbiamo diciamo anche implementato questo servizio offrendo la fruibilità del mezzo pubblico gratuito anche nelle ore notturne. Come si diceva, noi seguiremo passo passo questa sperimentazione che durerà fino al 30 di settembre, apporteremo via via tutti i correttivi che saranno necessari e con gli altri colleghi già si sta insomma lavorando nell'ottimizzare anche diciamo, la fruibilità, il servizio non solo dei mezzi pubblici, dei residenti, dei commercianti e quant'altro. Quindi mi fermo diciamo, per quanto riguarda la mia competenza, è ovvio che le cose da dire sono tante, insomma, ma ci saranno i colleghi che... Grazie all'assessore Cama. Nel frattempo stanno arrivando delle simpatiche lettorne qui offerte dal nostro Enzo Pellestri. Non sono da guardare, sono da mangiare, quindi le potete anche assaggiare. Vedevo vedere particolarmente attratto da un... Poi un mega per portarla a casa. Okay. Andiamo velocemente allora, chiederei solamente un po' di rapidità, perché so con qualche collega esigenza di completare per i TG dell'ora di pranzo. Darei la parola al Presidente Carmelo Versace, Presidente della Commissione Attività Produttive, che ha ascoltato appunto la proposta che veniva appunto da questi imprenditori. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Io ci terrei a sottolineare qualcosina, perché in queste settimane che hanno preparato diciamo, questa giornata ne abbiamo lette, ne abbiamo sentite diciamo, di tante, e come al solito, come giusto forse anche che sia, il punto cruciale e la responsabilità maggiore è stata data al nostro sindaco, l'avvocato Giuseppe Falconatà, che come sempre ci mette la faccia in tutte quelle che sono le scelte buone o sbagliate, che poi il tempo dirà la sua. Io vorrei rapidamente dirvi quello che è successo in questi sei mesi, nel senso che noi appena ci siamo insediati con la commissione, lo ricorderà il sindaco ma lo ricorderanno anche gli assessori che ringrazio per la loro presenza, abbiamo condiviso con tutta la commissione sesta consigliare, quindi di maggioranza e di minoranza, quindi una totale condivisione politica su questo progetto che ha visto la partecipazione di tutti e la volontà di tutti i partecipanti alla commissione senza nessun tipo di smentita, che ha voluto fortemente che questo progetto venisse portato avanti. Un progetto che non è nato qualche giorno fa, ma che è pensato nel tempo. Già il sindaco in prima persona aveva avuto modo
per come è abituato a fare già negli anni scorsi, di ascoltare in prima persona quelle che sono state le istanze che venivano dai nostri territori, e questo è un inizio, perché è un inizio perché da qui abbiamo voluto dare un senso diverso rispetto a come immaginiamo noi, lo diceva poc'anzi l'assessore Gama, rispetto a quelli che saranno gli investimenti che vedrà la nostra città avere alla mobilità, diciamo, sostenibile, quindi quello che sarà l'impatto sul nostro centro storico nello specifico. Però inviterei anche i presenti ad andare a verificare quelle che sono anche le altre determinazioni della Giunta, che ringrazio tutta come presidente, diciamo, della Commissione Attività Produttive, perché non si ferma solo qui l'intervento che ha fatto l'amministrazione tutta nel suo complesso, ma riguarda tutte le aree della nostra città, con istituzione di altre isole pedemali che vedrete, diciamo, nelle future giornate essere istituite, con tante altre zone ZTL che coprono anche parte della periferia, che ne hanno avuto, ovviamente, di cui abbiamo avuto notizie e che hanno fatto richiesta, e quindi un progetto che non si conclude nel lungomare Matteotti. Ed è importante dirlo, perché se no rischiamo di minimizzare quella che è l'attenzione invece di tutta l'amministrazione. Io non la faccio lunga, però devo ringraziare i colleghi presenti, c'è il consigliere delegato dell'Estate Regina, permettetemi di ringraziarlo, Mario Gardia, il vice sindaco della città metropolitana Armando Neri, il consigliere Malara, il presidente della commissione quinta consigliare Carmelo Romeo, la consigliera Deborah Novarro, l'assessore principalmente, l'assessore Scovellini, che hanno anch'essi collaborato ognuno nel proprio settore affinché tutta la squadra oggi portasse a risultato questo, appunto, importante progetto. Quindi da questo punto di vista io non voglio aggiungere altro, perché non voglio togliere tempo a chi seguirà al mio intervento. Vi dico che il nostro lavoro non si conclude oggi, perché continueremo con quella che è un'idea di una città sostenibile diversa rispetto a chi l'ha concepita nel passato, un'idea che parte fin dalla prima consigliatura dell'avvocato Falcomatà, e continueremo su questo orto che è già iniziato parecchi anni addietro. Probabilmente dovremmo migliorare, anzi sicuramente dovremmo migliorare qualche aspetto, perché è chiaro che quando si inizia con progetti alternativi e innovativi come questi, alcune cose probabilmente non sono andate bene, però incassiamo, ne portiamo a casa l'esperienza che abbiamo fatto e cercheremo appunto di fare meglio nel prossimo futuro. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Grazie al Presidente Lanzace, andiamo velocemente. Ho distribuito prima questi qui, vorrei dirvi che saranno stampati circa 10.000 copie e poi distribuiti, chiaramente sono dei vademecum molto utili, appunto ne parlava la dottora Cama, per l'utilizzo dei bus gratuiti. Adesso darei subito la parola a Enzo Pennestri, che è la rappresentanza naturalmente dei commercianti e dei imprenditori di quest'area, e anche, insomma, anche di diverse associazioni di categoria dei pasticceri, dei gelatai, giusto, non vorrei sbagliare le cari, le tante cari che ci sono, però anche giusto ascoltare dalla viva voce dei protagonisti di questo. Buongiorno, grazie di essere qui. Ovviamente per noi è stata una grandissima occasione andare a collaborare con il comune, per che ci ha dato la possibilità di ampliare le nostre attività. Nella storia degli imprenditori ci sono questi eventi che possono andare a far ingrandire e soprattutto a farci conoscere ancora di più in Italia le nostre aziende, quindi ovviamente noi tutti dal mondo umano abbiamo sposato questa idea, che è venuta praticamente in comune, e noi abbiamo proposto un'idea, il comune l'ha accettata, e dopo, attraverso la collaborazione con i tecnici del comune, si è arrivati alla soluzione di questo progetto. Questo progetto che per noi è molto importante perché abbiamo finalmente una piazza dove poter ospitare i nostri clienti e dove poter ospitare i nostri ospiti, che speriamo che vengano molto numerosi tipo in questa stagione. Speriamo che la città di Reggio Calabria ci dia una mano d'aiuto e ci capisca, e capisca l'importanza di questo progetto, che non è solo dal nostro lato ovviamente imprenditoriale, ma è pure un bel bigliettino da visita
grazie Enzo. Procediamo con l'assessora alle attività produttive, Irene Calabro. Le reporter. Che vedere con quelle che sono invece le risorse.
passano, ma progetti concreti restano, e se sono concreti, se poggiano su basi sia tecniche, amministrative, ovviamente su una condivisione politica seria, vanno avanti indipendentemente dalle persone che oggi sono sedute a questo tavolo, e sicuramente andranno a migliorare. Quindi grazie a tutti per la condivisione. Grazie assessora. Grazie. Allora, siamo alle conclusioni. L'assessore Paolo Brunetti, assessore alla Polizia Municipale all'Ambiente, e poi l'ultimo intervento finale del sindaco. Guardate, io non so cosa dovrei dire perché hanno detto tutto loro, quindi alla fine faccio solo una battuta per salutarvi. Intanto le felicitazioni mie nel prendere atto che Reggio Calabria, dopo 186.000 allenatori della Regina, dopo 186.000 ingegneri idraulici, scopro che ci sono 186.000 ingegneri trasportisti, e la cosa non fa che rendermi felice, perché potranno aiutarci nelle prossime iniziative che faremo. Si è detto di tutto su questa isola pedonale, e non mi nascondo che per l'amministrazione la cosa più semplice sarebbe stata dire no, nel senso no, nel dire chi ci manda a fare questo, a rischiare, forse un rischio troppo grosso. E in questo devo fare i complimenti al sindaco, perché ci ha creduto dal primo momento. Forse io ero uno tra quelli più titubanti, e oggi mi devo ricredere su quello che ho detto qualche tempo fa. A me forse faceva un po' più paura fare questa cosa. Poi, con l'opera di convincimento che sa fare solo il sindaco, ovviamente mi ha convinto. Ma detto questo, ve lo dico veramente, la cosa più semplice per noi sarebbe stato dire a chi ci ha proposto questa iniziativa no. Invece il dire sì, mettersi in gioco, cercare di fare le cose al meglio, dovrebbe essere apprezzato dalla città. Perché se rischiamo possiamo fare qualcosa di buono. Siamo stati troppo tempo fermi ad aspettare la manna dal cielo, ad aspettare che arrivasse qualcuno a toglierci dai guai. Questa nel suo piccolo è la dimostrazione che Reggio Calabria non deve stare fermo, deve provare. Questo l'abbiamo sempre detto, è una sperimentazione, vedremo come andrà. Sicuramente è una cosa perfettibile, non è l'eccellenza sicuramente dell'intenzione che si voleva fare, cioè del progetto che si voleva realizzare. Ci saranno tante cose che possono essere aggiustate nel corso del tempo, in quest'anno, se dovesse esserci la volontà anche di farlo un altro anno. È una sperimentazione, le sperimentazioni portano a prendere atto di qualche errore che si è fatto, aggiustarlo per rendere l'anno successivo migliore ancora la proposta che si era fatta. Una cosa che mi sento di dire, perché voi ne ho sentite di tutti i colori, io non sono un assiduo frequentatore dei social, però o mia madre Benedica, che mi riferisce sempre, ma il cuore di mamma dice sempre: te disse questa cosa, mamma, non c'è la più, e non sentirei più nulla. Però detto questo, intanto tutta l'attività, tutte le operazioni fatte, via Marina Bassa, senso unico, ZTL, zone pedonali, sono state disposte secondo la norma, secondo il codice della strada. Quindi, e mi riferisco a qualcuno di voi che ci ascolta, in particolare qualcuno, che se accade un incidente in via Marina, vi prego di non speculare su sta cosa, perché ieri ci sono rimasto male io per chi l'ha scritto quell'articolo, dicendo che un ragazzo è sottolineando per la scelta fatta dall'amministrazione. Non è così, è successo un incidente banale, ci dispiace per chi è scivolato, è caduto, non c'è stata nemmeno collisione, almeno da quello che abbiamo appreso ieri. Però fare dei titoli dicendo che il doppio senso di circolazione sulla via Marina ha causato e determinato l'incidente stradale a un ragazzo, che quel ragazzo non era, aveva 54 anni, ma questo cambia nulla. Anche voi avete una missione in questa città, che è quella di fare la fotografia della realtà. E noi siamo ben disposti anche a ricevere le critiche, ad accettare le critiche, farne tesoro e magari cambiare in meglio qualcosa che abbiamo sbagliato. Però da qui a creare allarmismo su qualcosa che è successo, che succede tutti i giorni, perché gli incidenti succedono dovunque e tutti i giorni.
creare allarmismo su questa cosa è una cosa che non paga e non dà merito a nessuno. Quindi finisco, perché come vedete loro danno i dati tecnici, io devo fare sempre il cattivo e ci sta, quindi mi fermo. Grazie. E vi dico allora. Grazie assessore Brunetti. Allora, l'ultimo intervento del sindaco Falconata, poi c'è spazio per le domande. Grazie, buongiorno a tutti. Poche cose rispetto a quelle che hanno detto gli assessori, i consiglieri, Enzo Pellestri, e ringrazio tutti, perché al di là insomma delle frasi di rito, effettivamente noi siamo qui perché ognuno di loro ha dato una mano alla realizzazione di questo progetto, un progetto intersettoriale, come vedete anche dalla composizione del tavolo, e questo che si chiama a una primissima riflessione. Chiedo alla stampa di avere qualche altro minuto di partecipazione. La prima riflessione che faccio è relativa a una cosa, che è il dialogo. Facendo la passeggiata, la conferenza stampa itinerante, partendo dal monumento Corrado Alvaro, la passeggiata inevitabilmente si evoca alla memoria anche altre situazioni che si sono vissute in questi quasi 7 anni. Abbiamo attraversato luoghi come il Corso Matteotti che in questi anni ci riportano alla memoria cose difficili, cose negative, anche momenti di scontro tra l'amministrazione comunale e i commercianti e gli imprenditori. Ricordo ad esempio tra le attività, tra gli atti dovuti, la chiusura dei Gazzelli, era il 2016, 2006, forse 2015, insomma quegli anni lì. 15. Ricordo purtroppo anche episodi come la caduta di un tronco di uno dei nostri, delle nostre magnolie proprio qui all'interno del Gazzetto. Insomma, ricordo momenti che abbiamo vissuto, abbiamo attraversato, e che oggi il fatto di essere presenti qui ci dice evidentemente che sono stati superati con la programmazione, sono stati superati mettendo in campo attività proprie da parte dell'amministrazione comunale, ma sono stati superati anche e soprattutto grazie a un nuovo modo di confrontarsi tra l'amministrazione e il sindaco, nel senso che ognuno di noi ha capito che se siamo qui, seppure sotto aspetti diversi, con responsabilità diverse, siamo qui perché crediamo allo sviluppo e alla rinascita di questo. E necessariamente chi opera per il raggiungimento del bene comune, chi opera per la crescita di questo territorio, chi rimane nonostante potesse e possa andare via, non può essere un'isola, tranne quella di Roma. Deve fare sinergia e deve fare squadra. Se nel 2015 mi avessero detto che qualche anno dopo ci saremmo trovati a presentare un progetto comune proposto da quegli stessi commercianti ai quali l'amministrazione ha dovuto per un periodo di tempo chiudere il Gazzetto, probabilmente li avrei presi per pazzi. Però questo è quello che si è costruito in questi anni. Si è creato, questo è un esempio, perché naturalmente è quello che proviamo e dobbiamo provare a fare sempre ogni giorno in tutta la città, in tutte le cose che riguardano lo sviluppo della città, si è creato un rapporto di fiducia. E questo è l'elemento principale. Se non ci fosse stato questo elemento di base, loro non avrebbero mai proposto quest'idea.
spendendo dei soldi, perché quello su cui noi ci troviamo adesso è frutto di un investimento. E noi, come ha detto anche l'assessore Brunetti, probabilmente avremmo avuto molta più facilità a lasciare le cose com'è. Quindi dialogo e fiducia sono alla base di questo momento. La seconda riflessione che faccio, che è collegata alla prima, riguarda la storia. Noi siamo storicamente un popolo che è recalcitrante alle novità, ma proprio nei secoli della sua storia. E senza fare troppi esempi, perché davvero potremmo poi ordinare la televisione, so che Enzo sarebbe anche contento di questo, ma probabilmente chi deve continuare a lavorare. Senza andare troppo oltre, la storia ci dice che anche quando sono stati realizzati i primi gazebo sul lungomare, io lo ricordo, mio padre era sindaco da pochi anni, io facevo le scuole medie, ci furono delle polemiche forse addirittura superiori, nonostante non ci fossero i social, rispetto a quelle che ci sono oggi. Ve le ricordate queste cose? State favorendo pochi a discapito di molti. Insomma, questo è un po' nelle contraddizioni della nostra città. Però la storia ci insegna che è anche questione di abitudini. Ecco, un'amministrazione comunale deve fare lo sforzo di cambiarle alcune abitudini. Non perché siamo dei sadici che vogliamo, insomma, disturbare la quiete delle persone o modificare la loro giornata e la loro quotidianità, ma perché alcune modifiche alle nostre abitudini sono necessarie se vogliamo provare a migliorare. Non è detto che questo avvenga, perché nessuno di noi ha dei poteri di chiaroveggenza e nessuno di noi può prevedere il futuro. Ciò che è necessario fare è provarci. Ecco perché è sperimentale l'isola peronale. Perché finora, in questa parte di città, il Corso Matteotti non era mai stato investito, tra virgolette, di una novità di questa portata. E per provarci, dobbiamo provarci tutti. Io ho letto alcune cose, lasciate stare, vi ringrazio anche per le parole che avete espresso, le cose dette all'indirizzo del sindaco, perché ormai ci abbiamo fatto in qualche modo la vita. Però addirittura dire boicottiamo i The Horse, sinceramente non va nella direzione di una città che vuole investire su se stessa. Io sono convinto che giorno dopo giorno, iniziativa dopo iniziativa, granita dopo granita, aperitivo dopo aperitivo, le nostre abitudini cambieranno e ci abitueremo a vivere nel migliore dei modi anche questa nuova quotidianità. Ovviamente se poi tutto il resto funziona, e finora mi pare che sul piano della circolazione e del traffico stia funzionando. A proposito, aggiungo e ritorno sulla su questa novità del leva e porta. Questo è un tagliandino, le linee sono il 27 e il 28 e poi ci sono anche le navette notturne. Utilizziamolo perché è uno strumento di mobilità alternativa utile a evitare di impazzire nel traffico dell'estate del giro. E quindi dopo la fiducia, la storia, l'ultima cosa che voglio dire è relativa al futuro. Questa sperimentazione, con l'auspicio e con il contributo di tutti, con l'auspicio che vada bene, è un esempio dell'orizzonte verso il quale... Prego, prego. È un'isola peronale.
dell'orizzonte al quale la nostra città deve guardare. Non solo perché tutto quello che noi stiamo mettendo in campo era dentro il programma elettorale, quindi i cittadini ci hanno dato fiducia per attuare. Ti ricordo che è vincolante il programma di mandato, non è una cosa che rimane come manifestazione lì. Però l'idea è quella di una città che abbia l'ambizione di non essere da meno rispetto alle altre capitali europee. Intendiamoci, sempre avendo piena consapevolezza delle enormi contraddizioni del territorio in cui viviamo. Noi lo sappiamo che ci sono delle emergenze brutali, enormi, che ancora oggi investono la nostra città e, credetemi, occupano 4/4, 3/4 e mezzo, 5/4, forse, quarti non lo so, quarti una gazzusa, delle nostre giornate, che sono quelle relative all'ambiente, che sono quelle relative alle difficoltà volute da parte di qualcuno delle carenze idriche in alcune parti. Quindi mettiamo da parte la narrazione del benaltrismo che tanto male ha fatto a questa città. Non è con l'approccio sono ben altre le priorità di questa città che noi facciamo del bene a noi stessi e lanciamo un'immagine positiva del paese. Noi lo sappiamo che ci sono delle emergenze e stiamo lavorando su questo. Questo non vuol dire mettere da parte le altre occasioni che guardano al futuro. L'isola pedonale sperimentale, la mobilità alternativa in centro e in altre parti di città è una cosa che noi programmiamo e che vogliamo realizzare, perché tra qualche anno, quando magari saremo seduti qui, di fronte a noi vedremo il Museo del Mare al posto di questi posti, di fronte a noi vedremo realizzato l'altro progetto di riqualificazione del nostro lungomare che già sta andando avanti con la progettazione, che prevede esattamente la realizzazione di un'isola pedonale con la possibilità di passaggio dei mezzi, soltanto di determinati mezzi, di determinati bus, nella seconda parte di città. Vedremo e ci abitueremo a vedere questa parte di città come una sorta di galleria d'arte a cielo aperto, con mostre fotografiche, mostre di quadri, iniziative culturali, piccoli concerti, insomma tutto quello che quando noi andiamo fuori dalle mura domestiche vediamo e apprezziamo nelle altre città. Questo è l'obiettivo, insieme, non da soli, con le forze positive della nostra città, che sono i nostri imprenditori, i nostri commercianti, le nostre associazioni culturali, sportive, di volontariato, insomma il variegato mondo del terzo settore, insieme verso un'unica direzione, che non significa ovviamente pensiero unico. Le critiche ci stanno e ci aiutano a migliorare se sono nel merito delle cose, ma avere la consapevolezza di quanto oggi Reggio Calabria può e deve diventare una capitale europea, non perché si trova in Europa, europea perché rispetta gli standard di vita europei in termini di sostenibilità ambientale, in termini di sostenibilità economica, in termini di qualità della vita, in termini di salute delle persone, in termini di investimento su ciò che abbiamo. E ciò che abbiamo sono le nostre risorse umane e il nostro straordinario patrimonio culturale e paesaggistico. E sono convinto che questa isola pedonale, immersa nel verde, cioè pensateci, noi siamo dentro una foresta, siamo dentro un bosco, siamo dentro un parco urbano a passare qualche ora di tranquillità, magari mettendo da parte i problemi che ci sono e continueranno a esserci, ma godendo appieno di quella che è la fortuna di essere nati in questa città. Grazie ancora. Grazie signor Sindaco, grazie naturalmente a tutti gli altri rappresentanti.